Luca, sì? La migliore colazione di tutti i tempi. Inizio 2022. Come iniziare al meglio l'anno se non con una pessima colazione in direzione verso un posto mai visto prima? E così siamo arrivati al lago di Resia per vedere il famoso campanile sommerso. Rosa, posso utilizzare il pacco TNT e lanciarlo nel lago? Dai che andiamo in bagno, prima tappa obbligatoria, sperando sia aperto. In realtà avrei anche pagato volentieri 50 centesimi, però, se vuoi che ti dica. La parte superiore del vecchio campanile di Curon emerge dalle acque ed è l'unica parte rimasta ed ancora visitabile della primitiva struttura romanica risalente al 1357, che comprendeva la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria e la sua torre campanaria. Durante la stagione fredda, quando il lago gela, il campanile è raggiungibile a piedi. E dato che era inizio gennaio, ovviamente l'abbiamo raggiunto a piedi. No, no, sto scivolando, cazzo! E vai! Mi sono distrutto una mano. Sono praticamente sceso di culo, non so se si è capito. E mi sono fatto un male cane. Sono scivolato. No, io sono sceso dalle rocce, quindi tranquillo. Guarda, tutto sporco. Una leggenda racconta che in alcune giornate d'inverno si sentirebbero ancora suonare le campane, rimosse invece dal campanile il 18 luglio del 1950, prima della formazione del lago. Sì, perché il lago di Resia è un lago artificiale. La storia del lago risale infatti agli anni 50, a quando, 5 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, furono completati i lavori della Grande Diga per la produzione dell'energia idroelettrica, che unì 2 dei 3 bacini naturali del Passo Resia. All'epoca gli abitanti di Curon e Resia non erano d'accordo, ma le loro proteste non vennero ascoltate. Le due località, prima di venire sommerse dall'acqua, furono così evacuate e rase al suolo. È giusto precisare questa cosa. Molto suggestivo da vedere ghiacciato e sicuramente bellissimo anche nei mesi caldi. No, io non mi fiderei. Ci hanno pattinato sopra. Te lo dico io. C'è soltanto uno. No, molto male. Luca, dimmi la tua recensione. È ghiacciato e freddo. E se vi state domandando cosa c'è all'interno del campanile, in esclusiva solo per questo video, ecco le foto dell'interno del campanile. Non c'è praticamente nulla. E così abbiamo svelato un mistero. Spec e una forst ghiacciata. Sì. Beh, comunque si è riempito totalmente. Costo del parcheggio 1 euro all'ora. Ci sta. Ma wow, che bella diga! È una diga barra argine barra ponte barra strada, che cavolo ne so. Ah, è una strada, non è pedonabile. Abbiamo scoperto un'altra cosa. Che è una strada. Sì, quindi siamo in mezzo al campo. Sì, ma sei Ah! L'ho detto, che mia la diga per niente. Ma dove passa l'acqua di là? Che diga è? È sotto terra, secondo me. Sì, la branca del terra da una parte e esce dall'altra. Ma che le dighe sono così, Ma la diga sì, passa sotto. No, l'argine è per mantenere quando un fiume va fuori e ai lati. La diga è per chiudere un Sono olive. Vuoi un'oliva rosa? Un'oliva. Le tipiche olive del Sud Tirol. Dopodiché, piccola sosta a fare un aperitivo a base di spec. Ovviamente tale posto ci aveva colpito, chissà il perché. Cosa ne pensi? Dai, è di cattivo gusto, obiettivamente. Dai che c'è lo spec. Andiamo a far spesa di spec. Sì, dai. C'è una voglia di maiale affumicato. Allora, prendi un po' di spec. Allora, intanto ho preso salsicciotti da mangiare perché c'è una fame che mi mangerà anche la plastica. Serve altro spec. Avete toccato le macchine? Cos'era Nizza? No, a Saint-Tropez.
Saint-Tropez. È vero, Saint-Tropez. A Saint-Tropez. Proprio l'abbiamo ficcata in mezzo a due macchine. E beh, qui... No, ma proprio, cioè... toccava davanti e dietro tra un po' la macchina. E che vado giù a vedere. Io non vedo i legni, giuro. E che vado giù a vedere. Bon. Perfezione. Come cazzo esco adesso di qua? Iga. E che cazzo. E cosa ne pensi? Uno shop di lusso? Mamma mia. Era bello. È bello, non ce lo possiamo permettere, ma ci sarebbe da comprare tutto. Subito dopo, una piccola sosta per pranzo alla Forst era praticamente d'obbligo, anche se un po' ci ha fatto incazzare, in quanto eravamo in fila dalle 12.30 e solo alle 14.15 ci fecero accomodare, facendoci presente che il menù di pranzo era terminato, dunque avremmo dovuto ordinare con il menù pomeridiano. Cosa c'è? Invenzione da 1 milione di euro. Ah, vabbè, c'era. No, no, l'hai visto? Cosa? Di Irina. Ah! Ma non c'è! Ah no, qua, sì! C'è! Sì, in effetti non ha senso. Ma per me era molto bello quel basilico. Beh, la nostra avventura non era ancora terminata. A tal punto, piccolo giro per Merano. Per digerire il pranzo, anzi, la merenda pomeridiana. Tra parcheggi gratuiti, vie illuminate e mercatini di Natale, Merano ha fatto da cornice per concludere quella fantastica giornata. E come dice il detto, se c'è più o meno rosso di sera, sicuramente si trova una coda in autostrada. Sì, lo so, non faceva rima, ma comunque avete capito. Voi siete mai stati a Curon? Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti qua sotto e noi ci vediamo in un prossimo video, avventura o quello che volete. Non mi rimane nient'altro da dire se non... E vai!